mi aiuti, per favore, per favore, qualcuno mi aiuti. Soli forse. Dove sei, Alessandro? Dove sei finito? Mod, dove sei finito? Dove sei finito, Mod? Dove sei finito? No! No, dov'è, dov'è? Forse è ancora là sotto. Forse è ancora là sotto, sì! È ancora qua sotto. Sì, 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 perfetto, perfetto! Vado subito, vado subito! Ah, sta arrivando il tuo amico, eh? Sta scendendo le scale! Ma adesso tu vieni con me! Vieni! Vieni! Verrai! Vai nella dimensione, dai! Vai! Adesso tu non farai altro che rimanere qua come schiavo! Per sempre! Eccoti, eccoti! Sei qua? Mod! No, non è qua. Aspetta, posso entrare nel portale? Adesso ti ho trovato, inutile. Adesso distruggerò questa dimensione per sempre. Cosa? No! No! Cosa diavolo è? No! Maledetto! Maledetto inutile mostro! O chissà chi! Magari ci saranno mostri lì dentro! Dimensioni, mostri! Non lo so, non lo so, non lo so! Devo trovare il modo di spaccare quella roba! Non ci riuscirà mai, però. Senza di modo non so che fare. Questa è veramente la fine. È la fine questa. E lo sarà per sempre. Siamo vicini alla fine, mancano solamente 5 giorni. Non abbiamo ancora fatto nulla. Spaccheremo uno di quei portali. E per sempre stavolta! Dov'è? Ah! Mod! 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 Ciao! Come stai? Fatti abbracciare! Ah! Cosa? No! No, non ritornare lassù! Oh! Ah! Eccoti! Finalmente! No, dove sei andato? Ah! Eccoti! Ah! Eccoti, finalmente! No, dove vai? No, ti prego, cadi. Vieni, vieni, forza! Dove stai andando? Cos'è sta roba? Dove, cavolo? No! Oh, no. Ti prego, dimmi che non lo fai ricadere qua. Ti prego, dimmi che non lo fai ricadere qua. Cosa è successo? Sarà qua, sarà qua, sarà qua, lo so che sarà qua, sarà qua, sarà qua. Ah, ah, ma tu chi sei? Ma tu chi sei? Per caso sa, non dovrebbe essere qua, l'avverto, non deve essere qua. Comunque sa dov'è uno che si chiama Mod, la prego, non lo sa. Oh mio Dio, allora lo vado subito a cercare, ciao, salve, ciao. Oh mio Dio, Mod, non lo troverò mai. Mod, Mod, Mod. Aspetti, sai dov'è? Sai dov'è? Veramente? Ce l'hai davanti a te. Dove? Non lo vedo, signore. Sono io, testa. Ma come sei tu? Cosa ti è successo? Non so perché, ma mi hanno... Per due volte mi hanno cambiato il corpo. Hai visto qualcosa? Ma perché sono mio cugino? Cosa? Ma da quando c'è un cugino? Da tanto. Oh mio Dio, ma che cavolo è allora? Ma cosa?
il corpo. Hai visto qualcuno? Qualcuno ti ha fatto qualcosa? Ho visto un alieno vestito di blu, con tre occhi, tutto bianco. E chi era? Lo sapevi? Sa chi è? Ah, sì, lo so, mi hanno parlato, ma non l'ho mai visto di faccia. Solo per caso ti ha chiamato, ti ha detto qualcosa? Cosa ti ha detto? Mi ha detto, sei inutile, non servirai più a niente. E mi ha ridotto così. Prima Mod. Ero praticamente... Mod. Sì. Abbiamo scoperto chi è il capo di quell'organizzazione. Ma forse non è l'unico. O forse non è addirittura lui. Cos'è successo? È successo qualcosa? Eri con lui? Mi sono sentito tutto strano e ad un tratto, cioè, sentivo che tu mi chiamavi. E mi sentivo tipo che stavo volando. Guarda, ti replico la sensazione, ma non so lì, sì, lì sopra, così. Lì sopra, ti ho visto aspetta, cadere, ti ho visto cadere. Aspetta, allora l'emozione era così. No, ti prego, no, ma che cavolo, sei attirato da quel portale, sei magnetico. Hai una reazione magnetica sul tuo corpo. Non credo, non è che sono magnetica, perché... Ho riprodotto la sensazione. Aspetta! Visto che ho riprodotto la sensazione. Sì? Adesso voglio vedere di che corpo ero. Voglio vedere se ci riesco a vedere di che corpo ero. Va bene, però andiamo a mangiare al bar alla Nutella. Ci rilassiamo un attimo e ci spieghiamo tutto lì. Ah, ok, perfetto, Va bene, continuiamo così. Ok, capito, ma... Mod? Sì? Sei ritornato a quell'ora di prima che eri caduto nel portale. Dammi uno specchio, dammi uno specchio. Va bene, specchio, eccolo qua, tieni, guardati. Oddio. Sei proprio brutto, lo sai che sei brutto. Non vorrei. Senti, prima con gli occhiali era molto meglio. Allora, non vorrei raccontare la storia che è successo con questo me, ma... Sembra... Aspetta! Chi? Fermo un attimo. Ma non è... Va bene, mangiamoci! Allora, mi sta... Aspetta, non pensare a mangiare adesso! Va bene. Sembra che mi sto ripetendo nel passato. Tutti i miei personaggi. Il primo che non ti ha detto che è morto, povero. E io che scavalcavo la neve quando sono stato ucciso e riportato nella tomba. Quello era? Tu sei andato nel futuro! Oh, oddio, è vero. Tu sei andato nel futuro. Questa è la vita. Questo si chiama... Questo. Abbiamo capito tutto. Tu ti ricordi... Hai dei ricordi del futuro e del passato? Sì, questo è un praticamente... Sei un grande! Abbiamo quasi fatto tutto. Stiamo per scoprire una cosa molto, molto, molto misteriosa e con questo potremo salvare il mondo e anche le nostre vite. E ora mangiamo! Ordiniamo qualcosa. Senti, io ordino gli spiedini sempre. Vado a prendere il menù, arrivo! Ok? Quando arriva con questo? Ecco il menù. Ma che cavolo? Grazie, ma... sai che... Ti devo dire una cosa. Vuoi uno specchio? Perché? Guardati allo specchio, ecco lo specchio. Ma... Ora chi sei diventato? Tuo cugino piccolo? Tuo fratellino? Mi assomiglio. Diventata bambina quando già stavo ai pirati. Cioè tu da bambina eri fatto così? Sì, sei carinissimo, sei carinissimo. Ti posso accarezzare quella testa? Basta! Aia! Vabbè, mi senti... Sono adulto io. Lo so, infatti c'è ancora la tua stessa voce. Senti, mangiamo e basta. Io ordino gli spiedini. Okay. Va bene?
Allora, come ho detto, tu sei diventato un bambino e stai vivendo l'età che... l'età che avrai fra, tipo, molto futuro e... che ne so, non lo so, qualcosa del tuo futuro, del tuo passato, stai diventando tutti i tuoi personaggi che... giusto? Che buono. Ok, quindi, senti, io dico al cuoco. Niente conto per oggi! Ehi, dove vai? Vieni! Scappa, fa niente! Venite qua! Oh mio Dio, senti, scappiamo da lui perché se no ci prende con la spatola. Scappa, scappa, okay. scappa. Vabbè, tanto lui non esce mai perché troppo disagio. Allora, ti ricordi questo muro? Aspetta! Aspetta, tu sai, tu eri dell'organizzazione, giusto? Cioè, sì, ma tu eri dell'organizzazione! Allora tu sei qualcosa, ti adoro! Ti adoro! Grazie! Tu sei molto utile a farmi sapere tutto quello che serve per salvare il mondo. E quindi tu sei responsabile di tutto questo, capito? Adesso, per caso, tu sai questo muro qua? Tu giusto non sei un VIP, giusto? Giusto. Quindi questo muro... l'ecco... ma che... mamma mia, io ti odio! Cosa? Lo sai perché? Perché sto personaggio me lo ricordo, caro! E me lo ricordo ancora quando... ma eri... è ancora bambino. No, questo... ti ricordi quando tu mi hai rapito? Aspetta, fammi vedere allo specchio. Sì, ti ricordi quando tu hai rapito tutti noi e facevi finta di essere... ecco appunto, io odio te. Axel. Io quando vedo stro... sì, sei Axel. Visto futuro e passato. E presente. Ehi, calmati! Ma adesso che ci penso, qual è il tuo vero corpo? Quello con gli occhiali? Giusto? Esatto, ma... cosa? Vai. Oh, sei diventata normale! Ah, fatti abbracciare! Ah, beh, io in realtà ti odio un po'. E poi c'è il Covid. Stavi lontano, va? Allora, dicevo, questo muro per caso l'hanno costruito quelli che non erano lì? Che cosa è successo? Guardati allo specchio. Guarda, sei di nuovo te! Ma sono diventata normale! Bene. Certo che Axel dovevi rimanere quello, secondo me. Ti hanno truccato per bene quella volta. Sto muro qua ormai non c'entra più nulla. Guarda, quelli erano i trucchi di mia mamma. Non gli ho offerto. Cioè, grazie per l'ingraziamento. Ti ho abbracciato. Vabbè, ce lo teniamo. Magari possiamo essere già... ah, ma c'è qua il barnotella. Sì, magari possiamo essere già preparati per fare tutte le nostre cose. Tutte le nostre cose, tutte le nostre cose, tutte le nostre cose. Eccomi, sono ritornato. Allora, cosa vogliamo mangiare stavolta? Per caso ti senti un po' male? No, assolutamente, sono perfettamente regolare, perfettamente tutto quanto regolare. Guarda il menù intanto. Tutto quanto regolare. Tutto regolare. Senti, mangiamo qualcosa già che ci siamo, va bene? Aspetta un attimo, vado un attimo in bagno a casa mia. Vado un attimo in bagno a casa mia. Che cosa mi prende? La mia vita sta cambiando. Sta cambiando. La mia... cosa sta succedendo? No! Cosa mi sta accadendo? È un po' che fa ritardo adesso.
Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Eccoti! Eccoti! Eccoti qua! Eccoti! Eccoti qua! Eccoti qua! Ciao! Vogliamo andare in giro a fare... Andiamo a mangiare gli spaghetti alle vongole a sale grosso. Dai che non ci mangiamo là da un bel po'. Andiamo, io ordino gli spaghetti alle vongole. Ho un po' una sensazione di essere cambiato. Che mi è successo? Niente. Non dirlo. Sì che lo dico. No, non lo dirai. Io mangio gli spaghetti alle vongole. Tu cosa vuoi da mangiare? Hai sempre una voce familiare, troppo familiare. Tu non hai nulla a che fare con lui. Di la verità. Va tutto bene! Dove sei andato? È sparito un'altra volta. No! Dove sei andato? Oh, vabbè. Perché lievito? Perché sto lievitando? No. Perché sto lievitando? Sono contento. Basta. Che l'hai fatto molto bene. E ora recupera gli altri insieme ad Alexei. Dove sei? Sì. Dove sei? Mio signore. Lo farò con tutto il cuore e rispetto.